Allora, andiamo avanti con l'oggetto 136, un'interrogazione per l'assessore Chianella presentata dai consiglieri Leonelli e Solinas. Barriera antirumore nel tratto di E45 confinante con la frazione di San Liberato di Narni. Intendimenti della Giunta regionale al fine dell'installazione delle stesse, considerando anche il lavoro già svolto dall'amministrazione comunale di Narni. Prego, consigliere Leonelli. Sì, grazie Presidente. Come ben sapete, San Liberato è un po' la porta sud dell'Umbria, diciamo, è la frazione d'ingresso della E45 nella nostra regione, è una frazione appunto del comune di Narni, è una frazione che praticamente è completamente attraversata dall'infrastruttura stessa che vede chiaramente passare ogni giorno quotidianamente numerosissimi mezzi, anche pesanti, visto che chiaramente è la porta di collegamento della nostra regione e che chiaramente permette di accedere alla nostra regione dall'autostrada 1 nel Casello Sud. Come dicevo prima, è oggi una realtà che soffre, San Liberato, del tema dell'inquinamento sicuramente ambientale per i numerosi mezzi che vi passano su quell'infrastruttura, ma anche dell'inquinamento acustico. E in tante altre realtà della nostra regione, appunto attraversate dalla E45, sono presenti le barriere antirumore. Ora, la frazione del Comune di Narni necessita chiaramente della realizzazione di barriere antirumore e il Comune ha già svolto un lavoro importante, seppur però prevista dagli investimenti di ANAS, la realizzazione delle barriere antirumore sembra che debba attendere ancora diversi anni dalla sua presunta realizzazione. Il Comune di Narni ha fatto comunque una parte di lavoro significativa, più volte con azioni ufficiali non ha sollecitato questo intervento per cercare appunto di anticipare la sua realizzazione, perché chiaramente ogni giorno, quotidianamente, abbiamo un disagio pesante che vive il Comune, ma che in particolare vivono i cittadini di quella frazione lì. Visto che ad oggi, nonostante innumerevoli sforzi, non sembrano esserci soluzioni congrue e rapide e che l'ente locale, appunto il Comune, sta pianificando nel brevissimo periodo nuove indagini ambientali per avere un ulteriore riscontro scientifico che dimostri quanto sia urgente intervenire in quell'area, e chiaramente ricordando che la popolazione residente e non, ma comunque chi gravita in quell'area soffre quotidianamente di questa problematica, l'interrogazione è finalizzata a sapere quali siano gli intendimenti della Giunta regionale al fine di favorire una soluzione al problema, considerato che comunque già c'è stata una parte di lavoro dell'amministrazione comunale stessa per l'installazione delle barriere antirumore. Quindi chiaramente se la Regione, la Giunta in particolare, intende agevolare questo percorso che porterebbe sicuramente ad un livello di qualità della vita più accettabile per una frazione che oggi chiaramente vive questo disagio che è facilmente riscontrabile. Grazie, prego, Assessore Chianella. Grazie Presidente. Premesso che nel tratto del raccordo Terni-Orte tra il chilometro 27.800 e 28.600 circa della carreggiata nord direzione Perugia-Terni, ricadente nel territorio comunale di Narni, in particolare a San Liberato, come è stato detto dal consigliere Leonelli, è interessata da un notevole volume di traffico. ANAS ha effettuato già nel 2009 una campagna di indagini fonometriche, le cui misurazioni hanno consentito di accertare un leggero superamento del limite di decibel per il tratto in questione. Nello specifico è stato rilevato che il valore diurno era pari a 70,2 decibel rispetto al limite imposto dalla legge di 70 decibel, mentre il valore notturno era pari a 65,2 rispetto a un limite di 65. Come è noto, la legge 447 del 95 e il decreto ministeriale 29 novembre 2000, DPR 142 del 2004, hanno sancito che le società e gli enti gestori di servizi
pubblici di infrastrutture e nel caso di superamento dei valori limite in ambito di inquinamento acustico hanno l'obbligo di predisporre dei piani di contenimento e abbattimento del rumore da sottoporre all'approvazione della conferenza unificata. Pertanto, alla luce dei risultati delle misurazioni sopra richiamate, ANAS ha inserito l'intervento in questione di mitigazione acustica per la zona appunto in questione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tali criteri hanno consentito di stabilire che al fine della risoluzione della problematica connessa saranno adottate due tipologie di intervento e quindi un tratto di barriere fonoassorbenti in quei luoghi il cui superamento è stato registrato e il rifacimento del manto stradale con tecniche fonoassorbenti sull'intero tratto. Tenendo conto dei requisiti acustici stabiliti dal decreto ministeriale e considerato che ANAS ha l'obbligo di attenersi alle graduatorie di importanza, gli interventi in questione sono previsti tra il decimo e il quattordicesimo anno dell'approvazione del piano di contenimento e abbattimento, del piano abbattimento del rumore. Nell'ambito della conferenza unificata, considerata la suddivisione del tratto in tre porzioni corrispondenti a tre diverse priorità, pertanto gli stessi sono collocati in una graduatoria nazionale, al primo tratto al 2103 posto, il secondo al 2259 posto, il terzo tratto addirittura al 5874 posto. Nella graduatoria regionale sono collocati al 78 all'86 rispettivamente al 299. Occorre precisare che nei tratti stradali di recente realizzazione, già in fase di progettazione, è stata prevista la realizzazione di interventi di mitigazione acustica proprio per ridurre al minimo il rischio di inquinamento acustico per i nuclei abitativi adiacenti alla sede stradale, mentre per le strade stradali costruite da più tempo, e questo è il caso, ANAS deve attenersi a quanto stabilito dalla normativa, ovvero predisporre i piani di abbattimento che tengano conto dell'indice di priorità di intervento a livello nazionale e a livello regionale. Con ciò intendendo che ANAS non può intervenire con proprie risorse in deroga al piano di contenimento ed abbattimento del rumore, bensì autorizzare il Comune semmai alla realizzazione dell'intervento. Parimenti va considerato nell'aprile 2013 ANAS Umbria ha provveduto a inoltrare il piano redatto a tutti i comuni interessati onde consentire agli stessi di formulare eventuali osservazioni per i territori di competenza. ANAS, in considerazione delle perplessità rappresentate dal Comune di Narni circa le tempistiche con cui verrebbero realizzati gli interventi nello spirito di fattiva collaborazione, ha ospitato vari incontri con l'amministrazione comunale tesi a formulare ipotesi di soluzione alla problematica, dovendo però precisare di non poter derogare in termini di impegno economico a quanto normativamente previsto, anche risposta alle più volte rappresentate indisponibilità da parte del Comune a finanziare interamente questo intervento. Attualmente ANAS, di concerto con l'amministrazione comunale, sta ipotizzando la sottoscrizione di una convenzione. A tal proposito, e prima ancora che venisse depositata la vostra interrogazione, del quale io vi ringrazio ovviamente perché ci permette di parlare di un problema che non è presente solo a San Liberato ma anche in altri punti delle infrastrutture della nostra regione, era già stata convocata per il 13 dicembre prossimo 21 una riunione con ANAS presso gli uffici del mio assessorato, con ANAS e con il Comune di Narni, per verificare una possibilità di soluzione magari sin da subito con il coinvolgimento di ANAS che poi porterebbe sostanzialmente alla soluzione del problema. Qualora ci siano, diciamo così, notizie in questo senso, avrò modo di informarvi. Grazie. Grazie. Non so se vuole replicare il consigliere Solinas, prego. Sì, grazie. Ringrazio l'assessore Chianella per la risposta articolata, l'analisi precisa e puntuale di tutte le verifiche fatte, le proposte avanzate da ANAS. Il problema è molto sentito dal nucleo abitativo che risiede nelle vicinanze della E45, quindi si auspica una soluzione efficace, anche se la soglia è superata di poco, di fatto c'è una reale sofferenza e disagio da parte dei cittadini. Quindi noi confidiamo nella pervicacia e nell'efficacia dell'assessore nel voler incontrare ANAS e incontrare le parti per poter trovare una soluzione adeguata nel più breve tempo possibile. Programma di sviluppo rurale. Mancanza di certezze economiche per le imprese agricole, modifiche ex post dei bandi, burocrazia, soldi che non arrivano, intendimenti della Giunta regionale per la tutela del settore. Prego, consigliere Liberati, se vuole procedere. Sì, passiamo a un altro aspetto delle estese
male gestiones di questa regione, e quell'aspetto è l'agricoltura, è il piano di sviluppo rurale 2014-2020, sono le risorse che non arrivano a soprattutto le piccole e medie imprese agricole, risorse che invece finiscono e fluiscono abbondantemente nelle casse dell'agroindustria. Noi abbiamo le prove con cui possiamo appunto testimoniare che ci sono state 4 imprese che nell'ultimo anno e mezzo hanno ricevuto fondi milionari, solo 4 imprese. Poi dopo quelle imprese c'è stato il dimezzamento, guarda caso, dei massimali. Ma ancora più recentemente parliamo della vexata questio dei bandi che gli uffici le dicono, assessore, poi riscrivono, poi cancellano unilateralmente, poi di nuovo vengono ributtati, diciamo, dinanzi alle imprese agricole e ai loro consulenti, fino a 7 volte riscritti. Cioè, si può procedere in questo modo? Poi io non mi stupisco che i dirigenti dell'agricoltura vengano finalmente ruotati. Questo non è accettabile. Questa regione aveva nel 2010, secondo il censimento generale dell'agricoltura, 36.000 imprese agricole, già diminuite del 30% rispetto al 2000. Alla Camera di Commercio, pur su una base statistica leggermente diversa, sono 16.722 a fine 2016. Allora, come le vogliamo aiutare? Come le vogliamo rilanciare? Non si può parlare ovviamente soltanto di tabacco, ma dobbiamo cercare di valorizzare l'intera filiera. E per farlo bisogna evitare quello che è successo l'anno scorso, e mi taccio perché siamo già al secondo minuto, cioè il fatto che si sia annullata per illegittimità, per contrasto al regolamento europeo, cosa che ha provocato anche un'interrogazione in Parlamento europeo, una determina che già era in deroga ad altre regole. In buona sostanza succede questo: si annulla una determina per la quale le imprese agricole, alcune imprese agricole, avevano già speso fondi propri o si erano indebitate in banca. Si può fare in questo modo? È accettabile? Non viene minata in questo modo la libertà d'impresa? Dov'è la cultura d'impresa in questo governo regionale, in questo esecutivo? Il rispetto delle regole. Quindi noi chiediamo a voi cosa sia successo con quella determina, più generalmente quante erogazioni mancanti sinora sul PSR 2014-2020 siano, come dire, registrate, e il fatto che in qualche modo lei ci deve informare sull'appuntamento, sull'incontro che c'è stato con AGEA a Roma in ottobre, perché poi quelli che contano sono i fatti, e i fatti, a seguito, voglio dire, di un PSR 2014-2020 che non riesce a determinare erogazioni significative piene alle imprese interessate a fine 2017, i fatti parlano da soli. Prego, assessore Cecchini. Come al solito il consigliere regionale pone dei quesiti che avrebbero bisogno di almeno un'ora per dare la risposta. Parto da una considerazione: qui non c'è una regione che programma, investe e sostiene solo la tabacchicoltura, che come tutte le altre produzioni ormai compete con i mercati e dà l'agroambiente alla pari delle altre produzioni. Ma in questi anni abbiamo lavorato sia per il piano regionale zootecnico e il piano di sviluppo rurale 2014-2020 da priorità e risorse ingenti alla zootecnia, al progetto vino, alla filiera sia lattiero-casearia che quella cerealicola. Stiamo lavorando per rafforzare il settore dell'olio. Tanto per affermare, questi sono i cardini portanti della nostra agricoltura, che vede ridimensionare le aziende per un fenomeno naturale. Nel passato avevamo tante piccole aziende che facevano fatica anche a meccanizzarsi, ad investire e a stare al passo con i tempi. Negli ultimi anni c'è stata non una diminuzione degli ettari o delle produzioni, ma semplicemente il mondo agricolo che si è riorganizzato, e quindi abbiamo aziende che accrescono il loro quantitativo di superficie e anche di fatturato,
approvato e mano a mano appunto c'è stata una selezione che è in linea con il livello nazionale. Non è che lei ha le prove di chi prende le risorse del piano di sviluppo rurale da minacciare in giro, semplicemente perché il piano di sviluppo rurale, per essere chiari, gli investimenti vengono fatti aprendo le misure, pubblicando i bandi, fatta l'istruttoria, poi viene pubblicata la graduatoria. Quindi tutte le risorse che prendono le aziende agricole sono consultabili perché le graduatorie sono pubbliche. Nel merito, noi siamo secondo... Perdonatemi che faccio fatica con... Noi siamo per capacità di spesa in questo momento la seconda regione d'Italia. Solo il Veneto ha non impegnato, pagato più di noi. Quindi siamo al secondo posto, abbiamo già pagato 163 milioni di euro che corrispondono quasi al 20% del piano di sviluppo rurale. Evidentemente se c'è una performance di questo tipo avremo anche qualche punta di criticità, ma vuol dire che le cose stanno andando avanti in modo positivo. C'è vero un 5-6% di aziende che lamentano dei ritardi, sia per quanto riguarda le domande a superficie del 2015, erano mi pare 5.608 quelle presentate per le appunto domande a superficie, 5.292 per 16 milioni e 700 mila euro pagate, le altre che hanno delle anomalie, gli uffici sono in attesa che nel portale SIAN si aprano le procedure per poter fare le istruttorie, sapendo che in questo caso ci sono delle modifiche perché evidentemente c'è qualche dato da correggere. Per quanto riguarda 2016-2017 sono 17.000 le domande a superficie presentate, 14.000 quelle pagate per 67 milioni di euro, anche in questo caso il pacchetto delle domande non pagate, che sarebbero appunto circa 3.000, con AGEA abbiamo concordato i tempi di rientro e non appena AGEA avrà finito di metterci a disposizione tutte le procedure, andremo a recuperare anche questo ritardo, che non è degli uffici regionali, ma deriva dal fatto che ad inizio programmazione AGEA, SIAN hanno modificato i sistemi e quindi finché non ce li mettono a disposizione non possiamo intervenire con l'istruttoria. Per quanto riguarda le modifiche ex poste, i regolamenti comunitari e non quelli regionali affermano che quando si presenta una domanda, gli investimenti, per essere certi, vanno fatti dopo che la domanda è stata finanziata. Chi investe prima che la domanda sia finanziata lo fa a suo rischio e pericolo di non prendere i soldi, proprio perché c'è differenza tra domanda ammissibile e domanda finanziata, anche perché l'Europa concorre a dare una mano a chi fa investimenti per garantire la libera concorrenza, non è che dai soldi a prescindere a chi ha investito nel tempo. In questo caso la determina che in autotutela ha superato una determina precedente va a toccare un altro punto, e cioè le domande ritenute non ammissibili o irricevibili, rispetto alle quali era stato in un primo tempo con determina dichiarato che potevano essere recuperate per l'eleggibilità anche quelle. Poi, siccome la clausola di salvaguardia, prevedeva che in corso d'opera i criteri sarebbero stati aggiustati, perché all'inizio siamo stati la prima regione ad aprire i bandi in assenza di indicazione di criteri che provenivano da parte di AGEA, quindi la prima regione ad aprire i bandi vuol dire anche la prima regione ad aver dato risposte intanto per 50 milioni di euro alle aziende della 411, e questo ha significato che appunto nel proseguo abbiamo corretto alcune cose. Però, per essere chiari, visto che lei mette in discussione la libertà d'impresa, le domande presentate alla misura 411 erano 327. Di queste 427, 392 sono state ritenute ammissibili per 103 milioni di euro.
delle rimanenti domande non ammissibili e irricevibili, solo 24 hanno sostenuto spese per investimenti prima di conoscere l'esito della domanda. Di queste 24, 13 comunque avranno la possibilità di partecipare al bando, che è ancora aperto fino al 15 dicembre. Per le rimanenti 11 domande, per un importo di 400.000 euro, naturalmente vale il principio che laddove appunto non c'è l'ammissibilità della domanda, è una scelta individuale. Forse anche i nostri tecnici dovrebbero collaborare maggiormente nell'affermare che la sicurezza e la garanzia dei finanziamenti c'è solo nel momento in cui appunto la graduatoria è stata finanziata e le domande sono state dichiarate ammissibili. Questo naturalmente non ci esclude di fare tutto il possibile per dare una mano alle nostre imprese, ma parliamo di questi numeri a fronte di circa 900 milioni di euro e di pagamenti fatti per 167 milioni di euro. Grazie Assessore. Velocemente con la replica, perché con i tempi siamo veramente fuori. A me pare chiaro che c'è il rischio veramente del fallimento, la bancarotta del settore primario in Umbria, e quello che lei chiama riorganizzazione del settore è invece una drammatica dinamica di chiusure che investe piccole e medie imprese. Lei sostiene che siamo stati la prima regione ad aprire i bandi. No, avevamo le elezioni regionali in quell'anno, e questo purtroppo a mio parere ha determinato tutta questa selva di revisioni di testi, di bandi di gara, di bandi, e che in qualche modo appunto non è stato superato. E devo anche dire a riguardo che ci sono innumerevoli lettere ufficiali, ce l'ho qua, da parte delle federazioni regionali dei dottori agronomi, da parte di Confagricoltura, da parte di numerosi soggetti che si lamentano di questa mala gestione. Allora noi che cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto l'intervento della nostra parlamentare europea, Laura Gea, che tra l'altro è sua concittadina, e abbiamo chiesto che ci sia un audit, una verifica in loco da parte della Unione Europea rispetto a questa gestione, che è quantomeno caotica. Non si possono nemmeno pensare di dimezzare i massimali assicurati precedentemente, portando avanti una clausola di salvaguardia. Consideriamo questo modo di fare davvero inaccettabile, a detrimento della libertà di impresa. Gli imprenditori in Italia sono davvero degli eroi.